Oggi parliamo di burnout, un argomento molto serio e che forse riguarda parecchi di noi. Inizio questo episodio col dire che sono andato in burnout. E sì, è capitato anche a me, non in questo momento, non adesso, non recentemente. Sembra un'altra vita, era una vita fa, quando facevo startup, e questo magari è qualcosa di cui parleremo in un altro episodio, mi è capitato di andare in burnout. E siccome tempo fa vi ho promesso che volevo fare ogni tanto qualche episodio un po' più personale, quindi con argomenti meno tecnici, ma comunque legati a questo mondo del lavoro e quindi a chi lavora nel digitale, penso sia arrivato il momento di trattare questo tema, perché è una cosa di cui si parla troppo poco, ma che invece è molto interessante e soprattutto molto seria. Che cos'è il burnout? Per chi magari non ha familiarità con questo termine, è un'espressione che indica forse il raggiungimento di un livello estremo di stress, me lo immagino così, no? È l'esplosione di un livello estremo di stress legato al proprio lavoro, legato a quello che sta succedendo nel proprio lavoro. Come sempre, ovviamente, quando vi parlo di questi argomenti, lo ribadisco, è importante dirlo, non ve ne parlo da addetti ai lavori, non sono un medico, non sono uno psicologo, non vi posso parlare, diciamo, da quel punto di vista, ma ve ne parlo di chi l'ha subito, da chi si è trovato in questa cosa e ha lavorato duro in qualche modo per uscirne. E volevo condividere con voi quello che ho imparato dal burnout, dall'esperienza di burnout, quindi diciamo dal raggiungere questo livello estremo di stress nel quale scoppi, o forse sarebbe meglio dire crolli, questa è la parola giusta da utilizzare in questo caso. Ovviamente il burnout si verifica poi in ognuno di noi in maniera diversa, ok? Quindi non penso che ci siano dei sintomi standard, probabilmente sì, credo che ci sia un sacco di letteratura su questa cosa, ma ognuno di noi la vive in maniera diversa. Diciamo, quello che capitò a me è quello che sento raccontare da amici, colleghi, persone che diciamo ci sono passati in prima persona, è sicuramente il fatto che a un certo punto hai un calo pesante dell'energia, hai un calo veramente pesante del focus, della concentrazione. Questo per quanto riguarda la parte lavorativa. Per la parte diciamo non lavorativa, a volte impatta sul sonno, a me impattò parecchio sul sonno, quindi mancanza di sonno, difficoltà di dormire, ad alcune persone lo fa anche sull'appetito e quindi iniziare a mangiare di meno, avere la mancanza di appetito. In generale diciamo ti porta i livelli di ansia veramente ad un livello molto molto alto, ansia e stress ad un livello molto molto alto, e a me poi aveva avuto un impatto anche sulla motivazione, bassissima motivazione, e sulla rabbia. Ricordo che ero veramente, mi arrabbiavo veramente facilmente per diciamo qualsiasi cosa mi poteva far arrabbiare, mi faceva arrabbiare, ovviamente bastava un pochissimo a farmi scattare. E la parte interessante sicuramente di aver vissuto un'esperienza del genere in prima persona e di poter raccontare in che modo diciamo l'ho superata e dire quali sono stati i cambiamenti che ho fatto, quindi che impatto ha avuto sulla mia vita lavorativa e privata e cosa ho imparato dall'esperienza di questo tipo. Forse la prima cosa interessante da dire al riguardo è la differenza tra il lavorare tanto e il lavorare bene. Se volete, questo è quello che in inglese si usa spesso, il gioco di parole, il work hard oppure il work smart, no? E quindi non abbiamo bisogno di lavorare tanto per ottenere risultati, ma di lavorare bene. Il lavorare smart, quindi lavorare in maniera intelligente, mettiamola così. Questo è un tema legato tantissimo alla hustle culture che ci arriva dagli Stati Uniti, no? Dall'America, soprattutto per chi come me fa lavori legati in qualche modo al digitale. Forse per i creatori di contenuti questa cosa vale anche un pochino di più. E quindi si spinge tantissimo negli ultimi anni. Immaginate, che ne so, personaggi come Gary Vaynerchuk che ci hanno fatto l'intero personal brand sul concetto di spingere, 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 fare le ore piccole in ufficio, lavorare il sabato, la domenica e così via. C'è stato un momento della mia vita nella quale facevo esattamente questa cosa e addirittura pensavo che fosse figo. Lavoravo tutti i weekend, facevo tardissimo la sera sui miei progetti e pensavo che questa cosa fosse figa. Questa era la vera fregatura dell'intera questione, dell'intero meccanismo. Poi a un certo punto ho capito che non era così e che quindi non era questione di quantità, ma era una questione di qualità, di cosa facevo in quelle ore, di quali risultati portavo a casa in quelle ore. E oggi che ho completamente riorganizzato il mio modo di lavorare e quindi lavoro pochissime ore durante la giornata, ma in maniera molto organizzata, molto ottimizzata per cercare di essere quanto più efficace possibile. Ok, non è questione di
avere 12 ore a disposizione, 14-18 ore a disposizione, puoi fare anche 4 ore, ma fatto bene, fatte bene, e ti porti a casa gli obiettivi di quella giornata. Questo è stato un momento fondamentale per me, quindi capire questa differenza. Questa cosa non è la prima volta che ne parlo qui sopra, l'ho accennata diverse volte in qualche passaggio veloce quando vi ho parlato per esempio dei miei libri di business preferiti. All'epoca, per esempio, Rework fu una bellissima lettura che mi aiutò tantissimo da questo punto di vista. Il secondo aspetto che mi sento di condividere in questo racconto personale che vi sto facendo è l'importanza di trovare una propria routine. E questo poi, se volete, è un tema che possiamo affrontare separatamente in un episodio ad hoc e vi racconto com'è la mia routine di oggi, visto che tra di voi ci sono parecchi fan delle routine mattiniere, lo so perché ne parliamo spesso nei commenti. All'epoca non avevo assolutamente una routine. Si potrebbe dire che la mia routine era: mi svegliavo e accendevo il computer. Questa era la mia routine. Quindi, diciamo, la prima cosa che facevo era mettermi a lavorare, l'ultima cosa che facevo durante la giornata era mettermi a lavorare. E questa cosa potrebbe sembrare folle per alcune persone e potrebbe sembrare invece naturale per altre persone. Io oggi ho ancora tantissimi amici, colleghi, persone, diciamo, del mio giro che conosco, che fanno questa vita. E quando ne parliamo io dico: guarda che stai facendo una cazzata, sta cosa prima o poi ti tornerà contro, no? Quando, che ne so, mandano le mail alle 11 di sera, cose del genere. E quindi l'assenza di una routine pesava tantissimo. E avere invece oggi una routine è diventato un elemento fondamentale della mia giornata e del cambiamento che ho portato nel mio modo di lavorare, no? Quindi avere proprio una routine con dei momenti prestabiliti, delle piccole abitudini. Abbiamo parlato anche di questo tema molto spesso qui sopra, no? Di quanto siano importanti le abitudini, di quanto sia importante averle e di quanto sia importante essere in grado di romperle ogni tanto, no? E quindi le abitudini sono veramente importanti e veramente efficaci se poi abbiamo quella libertà, quella capacità, quella forza ogni tanto di romperle, di dire: vabbè, oggi sti cazzi, cambio completamente i piani rispetto a ieri. Però avere, diciamo, degli orari, avere anche delle attività, no, strutturate in un certo modo, a me ha aiutato tantissimo, mi ha fatto fare veramente il salto di qualità ed è una cosa sulla quale continuo a sperimentare. Quindi mi sa che ci preparo un contenuto dedicato e ne parliamo tra un po' in dettaglio qui sopra. Un altro aspetto che ha fatto veramente la differenza è la capacità di saper dire di no. Anche di questa cosa non è la prima volta che ne parliamo qui sopra, ho fatto anche un episodio dedicato qualche tempo fa, magari andate a rivedervelo se non l'avete visto in precedenza. L'importanza di saper dire di no. Quando hai quell'approccio al lavoro, e quindi proprio la hustle culture, no? Devo fare tutto, devo fare tanto, devo fare tardi e così via, hai naturalmente la tendenza a dire di sì a qualsiasi cosa, a portare a casa tutte le occasioni che ti passano davanti, soprattutto perché io avevo il terrore di una cosa, il terrore che potessi perdere alcuni treni e questi treni poi non sarebbero passati mai più, che, se volete, è anche un cliché, no? È una cosa con la quale siamo cresciuti, ce l'hanno detto mille volte questo concetto. L'esperienza mi ha insegnato diversamente invece. Cioè, mi ha insegnato che i treni sono veramente tanti, soprattutto se ti predisponi in un certo modo, no? E quindi se punti tantissimo sulla serendipità, e quindi fai cose, ti circondi di persone, frequenti luoghi che ti portano ad avere, diciamo, più occasioni della media. Le occasioni sono più di quelle che pensavo, e quindi a un certo punto ho capito che a certe cose dovevo dire di no. Che a certe cose dovevo rinunciare perché non era importante avere 10 clienti, ma magari averne 3 che mi pagassero come 10. Questo è stato un cambiamento di mindset fondamentale per me. Ovviamente poi ognuno lo cala nel proprio contesto in maniera diversa, no? Io che faccio consulenza, formazione, eccetera, eccetera, parlo di clienti, nel vostro caso magari sarà qualcosa di diverso, però il dover accettare per forza tante cose per portare a casa quanto più possibile, che non sempre poi corrispondeva ovviamente a più soldi, a monetizzare di più, a volte era solo un sovraccarico, questa cosa mi ha aiutato tantissimo. Fare questo cambiamento, capire l'importanza di questa cosa, ha avuto veramente un impatto molto molto grosso su di me. Ed oggi quindi valuto molto molto attentamente le cose a cui devo dire di sì, e quando lo faccio è perché sono cose ad altissimo valore, quindi fare poche cose ma ad altissimo valore. Poi, se volete, c'è tutto l'aspetto relativo alle distrazioni, email, notifiche, social media e così via. E anche di questa cosa non è la prima volta che ne parlo qui sopra, ho fatto tempo fa un episodio dedicato al mondo delle notifiche, andatevelo a recuperare, dell'importanza di staccare le notifiche. Poi
ho parlato anche qualche volta di, diciamo, di come utilizzo la mail, no? E quindi non avere sempre la mail aperta, di non leggere sempre la mail in continuazione e così via. Sono cose che magari vi ho accennato in passato e adesso stiamo un pochino unendo i puntini, no? Mettendo insieme i pezzi di questo puzzle. La continua distrazione, l'essere continuamente reperibile, mi viene quasi questo termine da utilizzare. Quindi ricevo una mail, devo rispondere subito. Ricevo un messaggio, devo rispondere subito. Mi taggano da qualche parte, devo andare a commentare, devo vedere e così via. La notifica continua, l'interruzione continua ed essere continuamente sul chi va là. E questa per il nostro cervello e per il nostro corpo è una cosa massacrante, massacrante. E da quando ho staccato completamente le notifiche al mio cellulare, ci ho guadagnato in salute, secondo me, tantissimo. È una cosa che, se volete partire da una cosa, e questo ve lo ripeto molto molto spesso, fate questo: staccate le notifiche, non domani, staccatele adesso, datevi un mese di tempo e poi ne riparliamo, mi dite se ha avuto un impatto anche su di voi. Un altro aspetto interessante, e che forse collega un po' tra di loro i vari punti che ho trattato fino adesso, è l'aver imparato che io non sono il mio lavoro. Anche di questa cosa, se volete, ho fatto recentemente un episodio che vi consiglio di andare a recuperare. Io non sono il mio lavoro, e quindi riuscire ad un certo punto a capire la differenza tra Raffaele fa il formatore, Raffaele fa il consulente, Raffaele fa, non lo so, il blogger e così via, rispetto a Raffaele è un formatore, Raffaele è un consulente, Raffaele è un blogger. Ovviamente quando ti identifichi appieno con il tuo lavoro, inizi a tagliare fuori tutto il resto. E io mi ricordo nel periodo del burnout come avevo tagliato fuori famiglia, amici, tempo libero per me, e era una cosa surreale. E se qualcuno di voi in questo momento si trova in fase di burnout, se ne può accorgere anche da questo. Quando gli amici vi dicono, oh, ci andiamo a fare un aperitivo, e voi vi dite no, ho del lavoro da fare, e non glielo dite una volta, ma glielo dite 10 volte su 10, è molto probabilmente che siete vicinissimi al burnout, quando non sentite i vostri genitori da parecchio tempo, la vostra ragazza, il vostro ragazzo, non lo so, vostra moglie, vostro marito, i vostri figli, ognuno poi ha le proprie situazioni da questo punto di vista. Però vi potete accorgere di questa cosa quando iniziate a tagliare fuori proprio, diciamo, dei rapporti, ma anche semplicemente a volte il tempo per sé, perché c'è la continua scusa del dover lavorare. No, devo lavorare. No, questo weekend devo lavorare. Non posso venire qui, non posso fare questa cosa. No, iniziare a fare tutti questi tagli, questi no. E quando sono arrivato a capire, proprio in termini di, come dire, di consapevolezza, perché poi si parte sempre da lì, dalla consapevolezza, che non ero il mio lavoro, allora ho iniziato a far cadere un po' di tutte queste barriere. E come dire, ho ammorbidito un po' alcune di queste cose che invece prima erano molto molto rigide. Ovviamente anche tutto il resto non è importante di quello che abbiamo detto fino ad ora. Però ad un certo punto c'è proprio un momento nel quale hai una consapevolezza rispetto a questo tema. Ed è una cosa sulla quale sto ancora lavorando, sia chiaro, ve l'ho detto molto spesso qui sopra. Poi per chi fa contenuti questa cosa è ancora più pesante, perché se qualcuno ti riconosce in strada e ti dice ho visto un tuo video, ho ascoltato il tuo podcast, ho letto il tuo blog e così via, siamo portati ad avere molta difficoltà a separare la persona dal personaggio. Perdonatemi, uso sempre questa parola personaggio, che è bruttissima, ma capiamoci cosa voglio dire, no? La persona, quella in strada, con la famiglia, con gli amici, a quello che poi si è online. Riuscire a capire questa differenza per me è stato veramente fondamentale. Una cosa che non ho detto ancora, e che forse è importante sottolineare, è che aver superato un momento di burnout non significa che ovviamente non ricapiterà mai più, no? Ovviamente spero che a me non capiti mai più, e mi impegno costantemente affinché non capiti più. Però può succedere che ti capiti di nuovo, e capisci che magari devi riorganizzare qualche altra cosa, devi fare qualche altro piccolo cambiamento, ma soprattutto non andare in burnout non significa che non sarai più stressato. Quindi attenzione, non vorrei che qualcuno guardando, ascoltando l'episodio di oggi dica Raffaele, ma quindi tu non sei mai stressato, Raffaele, ma quindi tu non hai mai scadenze, non ti capita mai di lavorare un weekend. Assolutamente no, però quelle sono le eccezioni. E quindi se ho una consegna, magari mi prendo un sabato e lo dedico al lavoro, magari se è una cosa devo finirla urgentemente, magari una sera lavoro un paio di ore in più, e magari quando ci sono dei momenti particolarmente pieni ho anch'io dei livelli altissimi di stress. Sono pur sempre un umano, come tutti quanti voi. Questo è importante ricordarlo, perché a volte
poi idealizziamo le persone che guardiamo in video, che ascoltiamo in podcast o che leggiamo. Quindi questo per tranquillizzarci un po' tutti, non significa, ah che bello, allora se riesco a superare il momento di burnout, poi non sarò mai più stressato in vita mia. No, ovviamente impari a gestire questo stress e impari a tenerlo a dei livelli che sono sopportabili. Prova a ricapitolare e a concludere un episodio del genere, anche se non è facile, perché non ci sono delle vere e proprie conclusioni. Forse la cosa con la quale voglio chiudere è che innanzitutto è importante parlare di argomenti di questo tipo. Un po' perché a volte sono dei tabù, e quindi magari chi lo sta vivendo ha paura di raccontarlo, e invece parlarne con qualcuno può aiutarvi tantissimo, e quindi è fondamentale uscire allo scoperto, e quindi vi ho promesso che avrei fatto più contenuti di questo tipo, e so che li state apprezzando perché me lo scrivete sempre quando li faccio. È importante quindi riconoscerlo, come dicevo prima, ma è importante anche capire che sta roba non va bene. E quindi se state vivendo un momento del genere, è importante poi fare qualcosa per, come dire, per superarlo e per portare un cambiamento all'interno delle vostre vite. Non è semplicemente, sono stato in burnout, ne sono uscito e ora ricomincio a fare le stesse cose di prima. Lavoro di nuovo 12 ore al giorno, piglio 40 clienti al mese e così via. Quindi diciamo, è importante sì la consapevolezza, ma poi come sempre è importante anche tirarsi sulle maniche e fare qualcosa di concreto per effettuare un cambiamento. Grazie mille di essere arrivati alla fine dell'episodio di oggi. Oggi era un pochino meno tecnico, un po' più sul personale, ma spero che sia stato interessante. Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate. Sapete, aspetto i vostri feedback sempre con tantissima curiosità. Nelle discussioni che si sviluppano nei commenti ci sono sempre un sacco di spunti utili. C'è stato qualche spunto utile oggi? Avete magari vissuto in passato esperienze di burnout? Pensate di essere in questo momento in burnout? Come la vivete? Come l'avete superata? Se avete qualche altro consiglio, trucchetto, escamotage che avete trovato per il vostro caso, condividetelo, perché magari può essere utile a qualcun altro che sta leggendo. Io come sempre vi do appuntamento sui vari social, e quindi ci vediamo su YouTube per altri video come quello di oggi, ci vediamo sul podcast per gli appassionati di audio, e soprattutto ricordatevi di aggiungermi su LinkedIn. Prima di chiudere, come sempre vi ricordo che io ho una scuola online, un'academy che si chiama Growth Program. Fatevi un giro su growthprogram.it se volete saperne di più. Cosa facciamo lì sopra? Parliamo di marketing, parliamo di business, con un taglio dedicato all'innovazione, alla sperimentazione. Quindi se hai un'azienda, un progetto tuo e ti piacciono questi temi, fatti un giretto su growthprogram.it perché potrebbe fare al caso tuo. Io vi do appuntamento al prossimo episodio.